Marcello Di Franco, presidente dell'Associazione dei produttori di pistacchio della Valle del Platani. Un tempo si identificava il pistacchio, e forse è ancora così fuori dalla Sicilia, con Bronte. Questo è ancora vero? Su, fuori dalla Sicilia sì, perché hanno fatto molto per promuoversi, però il nostro pistacchio sta dando realmente, il nostro frutto, una differenza, si sta facendo notare e molti richiedono il nostro anziché quello di Bronte, ce lo dicono chiaramente. L'importante è che non sia quello di Bronte perché vogliono cambiare, ecco, vogliono altre aziende e altri prodotti migliori. Ma da Bronte, invece vi arrivano, diciamo, segnali d'amore, oppure ci sono da questo punto di vista, contrasti? No, da Bronte non abbiamo nessun contrasto, perché poi alla fine vengono i commercianti sia ad acquistare qua il prodotto, però magari il prezzo che noi vorremmo ottenere loro non riescono a pagarcelo e quindi automaticamente non finisce là, non ci sono riscontri negativi, diciamo, dopo l'offerta. I comuni coinvolti cioè come aziende associate sono dislocati in 11 comuni, sono appunto San Giovanni Gemini, Cammarata, Santo Stefano, Alessandria, Cianciana, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Castel Termini, Aragona, Raffadali, Santa Elisabetta e Agrigento stesso. E la trasformazione avviene in loco? Ci sono comunque anche associazioni, nella vostra associazione, diciamo, anche trasformatori del prodotto? Sì, abbiamo solo un'azienda associata di trasformatori che il nostro prodotto lo trasformano loro stessi e producono delle creme, dei pistacchini, delle ricci di pistacchio ottimi che vengono apprezzati anche dagli acquirenti locali, ecco. So che il pistacchio di questa zona, non ha solo delle proprietà nutritive, ma anche delle proprietà organolettiche notevoli e terapeutiche. Sì, questo l'abbiamo scoperto perché prima sostenevamo che il nostro pistacchio era il migliore per un fattore di campanellismo, possiamo dire, però a seguito di una ricerca fatta dallo Stabicef di Palermo, abbiamo scoperto che il nostro pistacchio contiene delle proteine organolettiche, delle caratteristiche organolettiche superiori a tutti gli altri pistacchi, oltretutto contiene una proteina che no, altri non hanno, che è l'aceto palmitoleico. E in questa ricerca si è scoperto che sono terapeutiche per quanto riguarda alcuni problemi della salute umana. L'obiettivo è l'ottenimento del DOP. Sì, è da sempre che noi dall'inizio della costituzione dell'associazione che abbiamo puntato sul DOP ci stiamo sempre lavorando, continuiamo a lavorarci e crediamo di poterlo ottenere per molti motivi. Ecco.